Allora, ragazzi, ieri sera, no? Ma vi racconto un fatto che poi lo collego ad un altro fatto. Ieri sera c'era una coppia che festeggiava 50 anni di matrimonio. Quindi tutti e due sulla settantina anni, una bella coppia, belli, felici. E festeggiavano 50 anni di matrimonio. A un certo punto gli amici di lui, però con la complicità della moglie, la moglie sapeva tutto. E gli hanno fatto una sorpresa, hanno fatto uscire da una scatola una brasiliana di 20 anni che gli ha fatto uno strip, proprio gli si avvicinava, un casino ha fatto. E niente, e la moglie era complice di questo, ha detto tanto è innocuo, vabbè, è innocuo come il bandito, no? Perché poi sto parlando proprio di lui, aspettate che vi faccio capire. E niente, un bello spettacolo, tutti a ridere, lui in imbarazzo. Ora io vorrei davvero che noi tutti facessimo una colletta per regalare quella brasiliana, quella proprio di ieri sera, al bandito. Dobbiamo regalarglielo, ragazzi, perché il bandito sta messo malissimo. E adesso ci arriviamo. E lui dice: iscrivetevi al mio canale perché più siamo, più contiamo. Invece iscrivetevi al mio canale perché più siamo e più ridiamo di lui. E più ridiamo di lui soprattutto, soprattutto di lui perché davvero ha i complessi, è un complessato. Prima di parlare del bandito però voglio fare una parentesi, voglio fare una parentesi e voglio aprire una parentesi, voglio fare... Cazzo c'entro, voglio fare una parentesi, voglio aprire una parentesi. E dire, davvero, dedicare, no? Un minuto a Enrico Caffarelli. Enrico Caffarelli è un, non so se, penso di sì perché è uno noto, io lo seguo da molto tempo, è simpaticissimo, lui è un romanista, diciamo il suo tifo è per la Roma, si vede che è un romanista, si vede che ha a cuore la Roma anche quando vince la Roma, no? Vedi i video fatti con il cuore, no? Come quando vince il Lecce. Io quando vince il Lecce mi vedete proprio, già io sono uno sorridente di natura, ma quando vince il Lecce mi vedete proprio sprizzare gioia da tutti i pori. E lui è la stessa cosa con la Roma, solo che ha un problema, ma non lui, chi lo segue. Ha un problema perché, qual è questo problema? È che parla di altre squadre, squadre che a lui stanno simpatiche. Una di queste è l'Inter. Ora, io sono leccese, non sono mai stato falso con voi a dirvi, guardate che se gioca Inter-Lecce tifo l'Inter, non mi devo accaparrare le simpatie di nessuno. Io tifo Lecce. E vi ho detto che Inter Lecce alla seconda giornata finirà 1-3. Lui tifa Roma, però fa i video sull'Inter. Siccome a me è capitato, sono capitate proprio delle esperienze dove leccesi mi attaccavano perché parlavo dell'Inter. Ora, ragazzi, io parlo dell'Inter, del Bologna, a volte del Cagliari. 2 anni fa parlavo del Napoli perché mi piaceva e mi affascinava quella squadra. Però i leccesi a me non mi hanno mai attaccato sotto un video del Bologna, mai, o del Napoli, mai, 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 sempre sotto quelli dell'Inter. Perché? Perché a loro non dà fastidio che io non parli del Lecce, a loro dà fastidio che io parli dell'Inter. Se fosse il Milan o la Juve, magari le squadre che stanno simpatiche a loro, andrebbe tutto bene. Invece io parlo dell'Inter e a loro dà fastidio e me lo fanno notare sotto i video dell'Inter, non sotto quelli del Bologna. Capite dove sta tutto? Io dico a Enrico Caffarelli di continuare quello che sta facendo perché è davvero simpatico, è competente e ci mette nei video quella cosa che, per esempio, il bandito non riesce a mettere, Vessicchio non riesce a mettere, Peter Pan non riesce a mettere. E c'è cosa? L'allegria. L'allegria, ragazzi, l'allegria, perché un video deve portare allegria all'utente che ascolta un video, oltre a sentir parlare di calcio oppure delle stronzate che dicono questi qua, deve anche sentire, deve prima di tutto vedere una persona allegra e sorridente, questa persona deve riuscire a trasmettere anche un po' di allegria, un sorriso, no? La vita è dura e quindi quello ci manca. Uno con la faccia, un video con la faccia del bandito e con quella voce del bandito, con quella postura del bandito che dici mamma mia. Quindi Enrico Raffarelli, vai avanti che sei un grande. Allora, continuiamo a parlare del bandito. Sapete, no? Ha fatto il video sotto la panchina, sotto a 70 gradi, sotto al sole e stava squagliando tutto. Tu puoi immaginare, io sto qua al fresco adesso. Vabbè, sto bagnato che mi sono fatto il bagno.
Però sto al fresco, sto iniziando a squagliare adesso. Se ne sta andando tutto il fresco del bagno. E va tanto, mo, tra poco finisco il video e ci ritorno. E lui invece là, sotto a casa di Malotta, sotto a casa di Malotta, dove dice che ci sono queste case affittate ai potenti a basso prezzo, mentre agli studenti viene fatto il triplo del prezzo. Ora, oggi se ne è uscito con un'altra cosa. Sport Mediaset ha messo questo articolo e poi dopo l'ha tolto. E poi dopo l'ha tolto. Questo è il giornalismo italiano. Questo è il giornalismo. È la stessa cosa a calcio e finanze. Ora capite? Un iscritto del Bandito, capite che poi alla fine si rompe le palle. C'era il cane che abbaiava mentre parlava, c'era il cane che abbaiava che pure lui. Poveretto, ma vi immaginate quel cane, poveretto? Aiutiamolo quel cane, aiutiamolo, chiamiamo la protezione animali, facciamo qualcosa, aiutiamo quel cane. Sta sempre ad abbaiare perché si è rotto le palle di ascoltare questo personaggio qua, sempre triste, e che palle, bello mio, sei una palla, sei una palla. Mamma mia, ma io mi immagino davvero chi ti segue con amore. Devono essere più pallosi di te nella vita, mi capisci? Devono essere più pallosi di te. Già tu, compare mio. Proprio la senti proprio il ma sei davvero qualcosa di spettacolare, che cos'è? Un poco di vitalità, mamma mia. Abbiamo parlato del caro affitti, purtroppo ci dobbiamo tornare. Scusate se batto sempre il chiodo, ma ci dobbiamo tornare. Mamma mia, bello mio, riprenditi, riprenditi, riprenditi. Ah, non interessa a nessuno, queste cose non interessano a nessuno. Hai rotto tu Milan Futuro. Il fatto poi no, a fine video. E mi preoccupo io dei milanisti che hanno sempre qualcosa da dire perché questo significa non amare il Milan perché ha deciso lui come si ama il Milan. Uno deve fare per forza come dice il bandito perché se non fa come dice il bandito non ama il Milan. Quindi, Benzinero, tu il Milan non lo ami, va bene? Benzinero, tu il Milan non lo ami perché l'ha detto il bandito. O fai come fa il bandito che dici che è tutto bellissimo. È tutta una favola, è tutto rose e fiori. Oppure tu, Benzinero, il Milan, non lo ami, non lo ami. Ragazzi, questo butta le sentenze. Decide lui chi è milanista e chi non è milanista. Perché uno deve essere per forza compressato, compressato, deve dire che va tutto benissimo. E l'altro giorno stava, siamo i primi in Europa come bilancio, come siamo saliti del 162%. Capite? Quelle sono le sue vittorie. Quelle sono come se i soldi fossero suoi, come se lui potesse andare, ehi, dammi 1 milione, che mi serve per stasera che devo uscire con una tipa. Capite? Uno che sente parlare lui, quello capisce. Io quello capisco. Capisco che lui può andare a casa Milan a dire, ehi, datemi un paio di milioni, dai, che devo uscire con una tipa che è un poco costosa questa qua. Quello trasmette ai suoi discepoli. E i suoi discepoli sono, prendete il solito, adesso non ricordo, il Dino, che va, gli scrive, grande, sono con te, sempre, ovunque, forza Milan. Poi chi se ne frega? Chi se ne frega che prende 5 gol sul campo? Chi se ne frega? Tanto loro hanno sempre la scusa, no? C'hanno sempre la scusa della Marotta League. L'importante è che abbiano la scusa. Ecco perché si preparano il terreno. Loro, ogni notizia, no? Marotta, la casa, il rigore, quelli si preparano già il terreno per i prossimi 5 gol dell'anno prossimo. Ciao ragazzi.